Usare tante porte per trovare lavoro, strane selezioni che fanno loro, caselle da sbarrare, quiz pulsanti e qualcuno che ti passa sempre avanti. Essere ingegnere proprio duro, non riuscire a immaginare che sarà il tuo futuro. È un mestiere qualificato che ha pochi sbocchi sul mercato, e dopo 2 anni ti domandi ma perché ho studiato. Se sei nei miei panni ti senti quasi disperato. Finire a vendere l'enciclopedia, un lavoro è buono qualunque so sia. Cercare da affibbiare le casalinghe a forza di lusinghe. E mi ricordo lacrime che scendevano mentre guidavo. Io non avevo niente nelle mani. Con quelle lacrime usciva dal cuore mio, con quelle lacrime usciva il mio canto a Dio. Ma non ricordo se fosse dolore o la gioia di avere per me soltanto Dio. Quando ecco che una grossa società mi fa fare un colloquio che alla fine va d'accordo, ingegnere, lei è preparato e l'assumiamo perché è più indicato. Mi parlarono con fare gaio di gettate di inerzia e di canne d'acciaio, e appena io riuscii ad orientarmi io capii che costruivano armi. E dopo 20 anni hai capito per cosa ho studiato. Se sei nei miei panni ti senti che sei arrivato. Sì, d'accordo che io sono cristiano, ma che c'entra se io accetto, non c'è niente di strano. Questo è proprio il lavoro mio e anche in questo ambiente posso amare Dio. E mi ricordo lacrime che scendevano mentre guidavo. Io non avevo pace dentro me. Che devo fare? Io non so, io non vedo chiaro. Che devo fare di questo che è il mio lavoro? E mi ricordo l'amore di amici, un amore che luce per me. Ed era Dio. È pazza l'idea di rinunciare a quest'unica proposta che mi può realizzare. Di gente che lavora con le armi in fondo, ce n'è tanta in questo mondo. Io mi dissi tanti lo faranno, lo so, come loro uguale a loro sistemarmi potrò. Io mi dissi tanti lo faranno, lo so, ma io no. E mi ricordo lacrime che scendevano mentre guidavo. Ancora una volta niente nelle mani. Con quelle lacrime usciva dal cuore mio, con quelle lacrime usciva il mio grazie a Dio. E più non era dolore ma gioia, la gioia di avere per me Lui. E mi ricordo lacrime che zampillavano pure dal cuore. C'era una gioia immensa dentro me e non avevo perduto niente, certo io, ma avevo fatto un altissimo volo in Dio. Avevo tutto perché ero suo figlio, ero figlio di Dio, ero io. E mi ricordo, ricordo gli alberi che si inchinavano lungo la strada. Io mi ricordo il sole che illuminava e non sapevo nemmeno che alla fine del viaggio mi attendeva un inimmaginabile messaggio. Era l'amore di Dio che guidava i miei passi ed io stavo con Lui, stavo con Lui. Yeah, yeah. Salamat.